Mare, profumo di mare. Na 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 na. Io sono certo che la professoressa Rosella Santoro porterebbe proprio qui, a Savelletri, i suoi ragazzi in gita. Ma oggi non può. Perché? Perché ha scuola di intervistare per noi il grande scrittore Henry De Luca. Vai, prof! Vai! Benvenuto, Henry De Luca. Da questo momento in poi tutto quello che dirai sarà usato a mio vantaggio, anzi, a nostro vantaggio. Beh, questa me l'hai presa da là dentro. Esatto, dalla natura esposta. E la base di questo libro nasce da questa affermazione, dall'ascolto di una storia bellissima, in un luogo bellissimo, nasce in montagna. Intanto è una storia che ho sentito e questo è il principio per cui insomma mi viene voglia di raccontarla per una storia, perché una storia mi è entrata dentro, si è sistemata da qualche parte, io l'ho persa e poi quando la risento una seconda volta oppure me la ricordo, ecco che affiora e ho voglia di farla durare e per farla durare la scrivo. E la natura esposta è una natura che a noi del sud coincide anche con il sesso. Da noi si diceva da bambini copriti la natura, perché evidentemente era l'unica cosa naturale che riconoscevano dentro nel corpo. È esposta, però esposta non per esibizione, come siamo abituati a vedere insomma, nelle nostre in giro, insomma, sui cartelloni, sui manifesti, sulle pagine dei giornali, esposta per esibizione. No, questa è una natura esposta per condanna, ed è perché le crocifissioni avvenivano su corpi nudi. Noi non siamo abituati a pensarla così perché lo vediamo sempre raffigurato con un panneggio sulle parti intime, ma invece quel poveretto veniva impalato nudo sopra quel palo del supplizio. E dunque questa è una storia che vuole ritornare al formato originale di quella sofferenza. De Luca dal preside! In effetti questa storia è bellissima, consiste in due parti essenziali. Il protagonista, questo io narrante, nella prima parte vive in montagna e compie una azione altrettanto sofferente e bella, cioè accompagna al di là del confine quelli che tu chiami viaggiatori di sfortuna. Sì, immaginiamoci una vallata alpina, di quelle cieche che non sbucano da nessuna parte, dove non ci va nessuno. Qualche turista d'estate. Improvvisamente arrivano degli stranieri, non dei mendicanti, delle persone che hanno delle possibilità perché si sono dovuti pagare centimetro per centimetro, metro per metro, il viaggio che stanno facendo dai loro posti di disgrazia. Arriva e quindi, oltre a rianimare una economia locale, rianimano pure un interesse di persone che vedono arrivarsi il mondo in casa e cominciano a averci a che fare con questi viaggiatori. E uno di questi, appunto, quello che racconta quella storia, semplicemente fa per loro quello che sa fare meglio, andare dall'altra parte, andare a scavalcare, perché le montagne non sono uno sbarramento. Anzi, le montagne sono il contrario, il più fitto sistema di comunicazione tra versanti non controllabile. Nella seconda parte del libro, il nostro protagonista, sulla città di mare, vive un'altra storia, la storia di scultore, di restauratore di questa statua di marmo che rappresenta questo Cristo crocifisso. Sì, è incaricato di riportare all'originale, che era appunto una statua di un crocifisso in marmo nudo, di portare all'originale questa statua perché successivamente gli hanno appiazzato con una pietra, un panneggio di pietra sopra le nudità. Era così, anche le prime raffigurazioni cristiane, fino a Michelangelo, fino a Donatello, insomma, ammettevano la raffigurazione del crocifisso nudo, perché così avvenivano quelle condanne a morte. Poi è stato ricoperto e allora deve staccare questo panneggio e raggiungere l'originale. E nel fare questo si accorge di una sofferenza fisica di questo corpo. E la prima cosa di cui si accorge è che questo corpo, il primo scultore, lo ha scolpito con la pelle d'oca, perché quella creatura aveva freddo, cosa che da lontano, quando tu vedi una statua di un crocifisso sopra un altare, non è che vedi la pelle d'oca. Magari nessuno ci ha pensato a metterci la pelle d'oca sopra quella statua, ma quello aveva freddo. Non è una statua, quello è un corpo che è ancora vivo.
Infatti non è ancora morto, non è un crocifisso già morto, come succede nelle grandi rappresentazioni, no, lo vediamo sempre abbattuto, no? È ancora vivo, sta ancora resistendo, quindi ha ancora la pelle d'oca, perché là sopra faceva freddo. Ancora pulsazioni, bellissimo che riesci a dire, viene voglia di coprirgli i piedi. La prima mossa che fa è sì. Mette le mani sui piedi, così, una mossa istintiva, stupida, no? È una statua di marmo, e però gli scatta questa vicinanza, questo avvicinamento alla sua sofferenza. Quindi una scoperta, una ricerca di se stessi, una scoperta in tutti i sensi. E adesso con Henry De Luca siamo in un luogo insolito, in una scuola che lui ha frequentato da ragazzo, quando ha frequentato il liceo classico, e che vede da uomo di grande impegno civile, qual è, che credo continui a vederne il senso, o no? Ma a me mi imbarazza sempre stare in una scuola, perché ero un pessimo studente, nel senso che studiavo molto e andavo male, combinavo tutte queste due cose. E poi non ho più seguito, quindi io, insomma, ogni tanto qualcuno mi chiama maestro, ma io non sono maestro di niente, insomma, non ho fatto niente per nessun corso per raggiungere questo grado, di questo titolo. Mi piacerebbe alla fine, a forza di frequentare molte volte questa scuola, quelle scuole, incontrando studenti, di essere nominato bidello onorario. Quando io parlo con me stesso mi parlo in napoletano, mi insulto in napoletano. Dunque, visto che questa è una trasmissione meridionale, io a questo libro possibile dico a buona sorta, a buona fortuna. De Luca dal preside. Grazie, Henry. Ve l'ho già detto che nel nostro programma c'è un'imperdibile rubrica dal titolo Marketing. Si occupa di una speciale promozione di libri. Lo fa per noi il grande Dino Paciolla. Vai, Satanasso, vai! Lì mi è venuta l'idea che la natura doveva essere di pietra differente. Ma senti, fammi 3 decime di rape, 1 di fagiolini. Che stai a leggere? Henry De Luca. Henry De Luca stai a leggere? Già che stai, mettimi pure 2 di Henry De Luca. Ce l'hai 2? 2, sì, anche 3. Mauro, hai letto il libro di Henry De Luca? No. Okay, io me ne vado, vengo di nuovo e dimmi dire che l'hai letto. Da quando hai letto? Le tovaglie si vendono da sole, va bene? Ok. Senti, conosci Henry De Luca? Così. Ma l'hai letto il libro? Sì. Quando l'hai letto? Ciao Mauro, conosci Henry De Luca? Sì. Hai letto questo libro? Sì. Da quando le sciarpe si vendono i libri? Da quando ho letto questo libro, le tovaglie si vendono molto. A doppio. Conosci questo libro? Non so leggere. Ok, adesso siamo qui con Michele, esperto di letteratura e frutta, che ha appena finito di leggere il libro di Henry De Luca. Ci racconterà la sua esperienza. Io da quanto ho letto questo libro, a me mi abbassano i prezzi. Di che cosa? Della frutta, della verdura e di tutto. Non è così. È una parte diversa perché è protetta. La civiltà l'hanno coperto non per pudore. Fu attesa l'ora del tramonto per l'effetto di luce arrossata sopra il marmo. Bravissima. Presi aspetto di carne, le ombre mossero le forme. Da quando ho letto questo libro, di Henry De Luca, mi sono sparite tutte le vene vanitose. Un bacio in camera, Henry De Luca. Un bacio al libro. Buongiorno, posso disturbare? Sì. Signor? Vito. Conosci Henry De Luca? Sì. È successo qualcosa da quando hai letto questo libro? Mi sono diviso con mia moglie. Ah, ma stai meglio. Faccio finta che vengo all'improvviso e ti dico, signora, ha letto Henry De Luca? Come no? Da quando ho letto Henry De Luca, gli spaghetti con le cozze mi vengono meglio. Va bene? Buongiorno signora, posso disturbare? Dite. Conosce Henry De Luca? Sì, io da quando ho conosciuto Henry De Luca gli spaghetti mi vengono meglio. Conosci questo libro? Sì, lo conosco. L'hai letto? Pure. Sì. E infatti da quando ho letto il libro le cozze qui si aprono da sole. Raga, Henry De Luca fa aprire le cozze da sole, vediamo. Si aprono e si mangia. Da urti, aggressioni, rischi. È la più vulnerabile, la nudità del crocifisso. Grazie, signor. Cassate alla Pasqua.
Ecco, qualcuno sostiene che lo sport possa poco sposarsi con i libri. Ebbene, noi abbiamo esattamente dimostrato il contrario con alcuni atleti. Vediamo un po'. Savatica. Puoi fare di più, puoi fare di più. L'importanza di chiamarsi Ernesto del grande Oscar Wilde. Vai, Beppe! E se ti dico Paolo Coelho, 11 minuti. Puoi fare di più, puoi fare di più con Il vecchio e il male del grande Ernest Hemingway. Vai, Beppe! Ah, la cultura. La metamorfosi del grande Franz Kafka. Morte a Venezia del grande Thomas Mann! Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini! E adesso è il momento di Adelmo Monachese, The Mad Man, il quale ci presenterà la sua incredibile classifica dei libri, assolutamente imperdibile. Vai Ade, vai! Per questa settimana abbiamo i migliori libri di sport. Al primo posto c'è Ruud Gullit con l'autobiografia dal titolo Non guardare la palla. La storia di un calcio ai tempi in cui i pantaloncini erano troppo corti. E alla posizione successiva abbiamo Antonio Cassano con Dico tutto. Il problema è che non si capisce niente. Haruki Murakami con L'arte di correre. Una storia che ha fatto capire a molti che proprio non è arte loro. Io Ibra, tu Cita. E per terminare abbiamo Bruce Lee, Pensieri che colpiscono. Gli aforismi di Bruce Lee per la vita di tutti i giorni. Tra cui ricordiamo la famosa frase Hua! 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 L'ho detto? Ebbene, termina qui la quarta puntata del Libro Possibile. Da questo meraviglioso ulivo secolare noi vi diamo appuntamento alla prossima e naturalmente vi preghiamo di non mancare. Io vado. Ciao!